Benvenuti a una nuova puntata di Bozze Forum e diamo il benvenuto a Paolo Cornaggia della Unione Bocciofila Bassa Valtellina, ben ritrovato per questa chiacchierata. Grazie, grazie, ben trovati ancora. Ci rivediamo dopo qualche mese per parlare con te in particolar modo di sport disabili, dato che appunto sei un campione nell'ambito delle bocce per disabili e anche questo settore è rimasto totalmente fermo durante i mesi del lockdown, sia nella prima fase ovviamente che poi nella seconda. Quindi anche voi avete un po' ripreso le vostre attività durante i mesi estivi per poi purtroppo dovervi fermare nuovamente. Sì, siamo riusciti dal mese di giugno, siamo riusciti a riprendere, abbiamo fatto qualche gara, però adesso abbiamo deciso di fermarci anche noi perché il problema era anche quello dei, siccome abbiamo spesso le gare in tutta Italia, quindi il problema era anche quello di spostarsi, gli spostamenti, oltre che proprio in se stesso il problema nel campo da bocce non esiste moltissimo, perché sai, tieni le distanze a giocare, tieni la mascherina, però è proprio il problema negli spostamenti, fermarsi a dormire, a mangiare, è proprio tutto l'ambito così che crea. Allora abbiamo deciso di uno stop anche noi, sperando che adesso questo vaccino si riesca a superare anche questa fase e riprendere il gioco, penso magari a febbraio, marzo, questa primavera, ecco. Certo, ricordiamo che oltretutto, al di là dell'aspetto, diciamo, proprio boccistico legato al gioco, alla competizione, vi è anche l'aspetto proprio legato alla socialità, quindi il fatto di frenare tutte queste attività comporta proprio un cambio delle proprie abitudini quotidiane, quindi si perde il contatto, l'incontro con l'altro, il momento di svago, quindi insomma tanti aspetti che sono tutti importanti. Sì, infatti noi ci manca proprio questa cosa, perché la compagnia, quando ti trovi, vai a giocare, e adesso queste cose qua, sicuramente, come penso manchino un po' a tutti, e a noi veramente, anche noi ogni tanto facciamo gli incontri su Skype, su qualche piattaforma, ci troviamo lì, però non vediamo l'ora di poter riprendere proprio. È una vita più oltre al gioco, proprio la vita sociale con le persone che a noi manca molto, ecco. Certo, dicevamo qualcosa si è mosso durante l'estate, quindi anche voi siete riusciti a ritornare, diciamo, a una sorta di normalità durante il periodo estivo. Sì, durante il periodo estivo, come ti ho detto, siamo riusciti hanno organizzato qualche gara nelle zone di Padova. Quindi abbiamo potuto muoverci, però adesso col ritornare della seconda ondata, purtroppo il lockdown è anche per noi, quindi speriamo appunto di riprendere un po' presto e dobbiamo vedere un po' come va questa pandemia, che sembra adesso che pian piano si stia arrestando, però abbiamo visto anche tra la prima e la seconda ondata, sembrava che quest'estate c'era qualcuno che diceva è finita ormai, invece bisogna stare ancora molto attenti, perché purtroppo ricaderci un'altra volta sarebbe ancora molto più brutto e pesante. Certo, assolutamente. Parliamo di un altro argomento che abbiamo già toccato ancora prima del coronavirus, quindi diciamo un argomento ormai storico nelle nostre conversazioni, cioè quello dell'accesso alle strutture, alle bocciofile. Sappiamo che in tutta Italia ci sono molti bocciodromi che sono un po' vecchi e quindi insomma non sono stati proprio pensati e ragionati per persone con disabilità. Queste strutture molto spesso non sono state nemmeno, diciamo, adeguate nel corso degli anni, quindi per voi diventa molto spesso proprio difficile accedervi, accedere ai campi. Anche a Sondrio questo accade e
oltretutto proprio nella bocciofila dove voi andate ad allenarvi e dove praticamente sempre vi dovete far accompagnare da normodotati che vi possano appunto in un certo senso prendere in braccio per evitare sì. le scale e quindi riuscire ad accompagnarvi sui campi, una situazione veramente brutta. Eh sì, purtroppo questo è un problema che si trascina da anni e sembra che si faccia fatica a riuscire a risolverlo. Io non so se è una questione di burocrazia, però alcune volte secondo me è anche proprio la volontà che manca, perché io vedo dove sono gestiti da persone che sono più sensibili al problema, allora con la volontà riescono a risolvere le cose. Purtroppo il bocciodromo di Sondrio, dove noi è proprio la nostra base d'appoggio, perché io ad esempio nella nostra bocciofila, che è l'Unione Bocciofila Batta Valtellina di Talamona, purtroppo noi abbiamo due campi che sono all'aperto, quindi cioè, c'è la tettoia, perciò ci può allenare e giocare solo nei periodi estivi, nei periodi caldi. E lì sono stati resi accessibili, non c'era il bagno, è stato fatto il bagno e è stato fatto tutto quello che bisognava fare. Però adesso nei periodi invernali ci sono due bocciodromi, ce n'è uno a Morbegno, dove anche lì ci stiamo battendo, perché l'accessibilità ai campi lì c'è, però mancano i bagni, non ci sono i bagni per i disabili. Anche lì insomma abbiamo cercato di sollevare il problema, ti dicono sì facciamo, adesso sistemiamo, adesso guardiamo, però vedo che la cosa si sta trascinando da troppo tempo. Sondrio idem, anzi lì sarebbe ancora più semplice, perché basterebbe un ascensore, un montacarichi che scende, hanno uno spazio perché è grandissimo, quindi anche la spesa penso che non sia enorme. Il comune, io ho parlato con l'assessore allo sport del comune, le promesse ci sono sempre, però vedo che sono sempre solo promesse. Io ogni tanto mi faccio sentire, perché mi sembra giusto, una struttura secondo me è anche un po' una questione di rispetto delle persone, perché ci sono anche delle società, delle associazioni, dei centri diurni per disabili che mi chiedono spesso, mi chiamano: guarda Paolo, noi abbiamo dei disabili che vorremmo avvicinare allo sport delle bocce, loro si passano la giornata. Quest'estate siamo riusciti a farlo, abbiamo organizzato lì a Talamona, nel campo della mia società, abbiamo organizzato delle giornate con questi ragazzi. Guarda, sono anche, ci sono anche dei disabili psichici, ma che hanno passato veramente delle ore, si sono divertiti, è stato bellissimo, contenti. Adesso purtroppo col periodo invernale anche loro si trovano chiusi nei centri e non possono uscire. È un momento di socializzazione dove, ti dico la verità, ho visto questi ragazzi veramente felici. E adesso anche con loro stiamo cercando un po' di vedere se riusciamo a risolvere un po' questo problema, ecco. Certo. Speriamo che pian piano si riesca. Assolutamente, so che avete scritto anche una lettera al presidente De Santis, facendo anche riferimento al consorzio Bocce Lombardia, che sta appunto lavorando sul territorio regionale per riuscire a risanare queste situazioni e anche proprio a migliorare le strutture, soprattutto le più vecchie. Quindi insomma state proprio cercando di mettervi in contatto con i vertici FIB per riuscire a trovare una soluzione. Certo, infatti esiste questo consorzio che tra l'altro vorrei ringraziarli, perché si mettono proprio a disposizione per questa causa. Loro
se c'è bisogno ti aiutano con dei fondi. Solo che secondo me è proprio il problema che i gestori dei bocciodromi o i comuni bisognerebbe cercare di sensibilizzarli un po' di più a queste cose. Infatti abbiamo scritto una lettera al presidente De Santis sperando che magari con loro riescano a coinvolgerli, magari scrivendo una lettera loro proprio direttamente dalla federazione per cercare di sensibilizzare un po' a questo problema. Abbiamo detto proviamo, magari sai, vedendo che dall'alto spingono un pochino, chissà che non si riesca a muovere un po' Certo, a questa trovare una soluzione, certo. E magari facciamo anche noi un appello a qualche privato che voglia aiutarvi, perché poi la spesa non è neanche così particolarmente elevata, insomma, per mettere un montacarichi, una spesa tutto sommato accessibile. Quindi se qualcuno vuole aiutare questi Benvenga. atleti, anche magari dei giovani atleti, dato che dicevi che molte cooperative chiedono di poter appunto far avvicinare al mondo delle bocce dei ragazzi, dei bambini con disabilità, sarebbe molto bello appunto riuscire a ricevere un aiuto e a spingere per la realizzazione di questo progetto. Sicuramente, grazie Deborah. Grazie, grazie mille a te per questa chiacchierata. Speriamo di risentirci presto quando si potrà finalmente uscire, magari riusciremo anche a vederci di persona. Io intanto ti Grazie, ringrazio e ti faccio ovviamente in bocca al lupo per tutti i vostri progetti. grazie a te, e sempre molto gentili. Grazie, grazie ovviamente anche a voi da casa. Alla prossima puntata di Voce Forum. Arrivederci.